Paolo, che si soggo, c'è da fare. Non ti chiedo cosa, non ti chiedo quanto, ma ti chiedo perché c'è da fare. C'è da fare perché bisogna rimboccarsi le maniche, soprattutto in questo momento, e ognuno lo deve fare a suo modo. Il mio modo è stato quello di buttare qualche nota sul pianoforte e di scrivere questa canzone. Ho trovato 25 cantanti che fanno parte della storia della canzone italiana, volenterosi, entusiasti. E gli altri facciano la loro parte. Adesso la canzone è uscita e magari c'è da fare, può diventare anche qualcosa di più oltre alla canzone. Dai cantanti e calciatori, nei giorni scorsi sei stato ospitato dal Genoa. Tanto che emozione è stata, tuo padre ha tanti cimeli nel Museo del Genoa, sappiamo essere di proprietà di tuo padre. E Sì. poi quanto il tuo progetto sociale, come l'hai voluto chiamare, si lega al mondo del calcio. Mi viene in mente un centro sportivo che vorreste rifare. Sì, beh, si lega moltissimo allo sport, beh, mi piace dire che sono stato a Genoa, ma anche la Sampdoria ovviamente ha dato la propria disponibilità, e sono un fatto di come dire, di mettersi d'accordo del come e il quando, ma andremo anche da loro. L'immagine dei due tifosi che sorreggono il ponte, d'altronde non è soltanto un'invenzione creativa, ma come dire, ha fondamento nella realtà, perché quanto mai in questo momento Genova è davvero unita e così lo sono le due tifoserie, e questo è un grande orgoglio. Sì, il calcio c'entra anche a livello pratico perché se i proventi saranno molti, uno dei progetti più ambiziosi che abbiamo, perché parlo anche per bocca di Occhio Piarbaro che gestirà i proventi, è di realizzare proprio sotto il ponte un centro sportivo, là dove proprio molto tempo fa, alla fine dell'Ottocento, pare che Genoa e Sampdoria abbiano tirato i primi calci al pallone, quindi sarebbe davvero una bella cosa. E l'ultima cosa che ti chiedo è questa: il mondo dello sport, così come la musica, sbaglio se dico che a Genova, da una parte con Gene Sandori e dall'altra con tutti i cantautori che abbiamo avuto, che sono sulla bocca di tutti, alcuni ti hanno anche aiutato a comporre la canzone, è uno dei proprio dei modi per fare qualcosa e soprattutto per unire. Beh, la musica e lo sport, il calcio soprattutto a Genova, hanno molte cose in comune, c'è una relazione strettissima, la passione, lo spirito di sacrificio, la creatività, la fantasia, sono davvero due mondi che hanno un linguaggio simile e quindi si ritrovano sempre a centrocampo insieme. Abbiamo avuto grandi calciatori, abbiamo avuto grandi cantautori e quindi speriamo che questi due mondi continuino a influenzarsi e a lavorare insieme.